Buongiorno e bentornati su Life is Blog. Oggi ci troviamo sul lago di Bracciano, ma prima di iniziare il video vi chiedo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, così da motivarmi a fare sempre più video. E magari lasciate anche un commento qui sotto. Sì, lo so, raga, scusate, non sto sul lago di Bracciano, ma sto sul giardino di casa mia. È che l'altra volta, mentre stavamo a fare riprese al lago di Bracciano, mi sono scordato di fare questa introduzione importante. E quindi niente, vai casigla. Il lago di Bracciano, chiamato anche Lago Sabatino, è un lago di origine vulcanica. 400.000 anni fa era appunto una parte del vulcano Sabatino. Oggi, con i suoi 56 km quadri di superficie, è l'ottavo lago italiano per estensione e il secondo nel Lazio dopo quello di Bolsena. Sulle sue sponde emergono tre pittoreschi borghi medievali dalle origini romane: Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano. Nella costa sud-ovest del lago si affaccia e domina imperioso il castello di uno dei borghi medievali più celebri del Lazio, Bracciano. Nella parte settentrionale del lago troviamo Trevignano, un luogo di rilassanti passeggiate su un lungo lago ampio, curato e ben attrezzato. La cosa più particolare di Trevignano è la sua rocca, o meglio, quello che ne rimane del suo castello, un castello costruito nel 1200 all'incirca. Qui siamo nella parte più alta di Trevignano.
si accede a questo luogo tramite un sentiero che è stato costruito vicino alla cattedrale. Un tempo, circa 25 anni fa, mi ricordo che io sono passato tramite un sentiero più articolato da qualche parte intorno a questo castello. Comunque, la vista che puoi godere da quassù è qualcosa che ti toglie il fiato. E nella parte sud-est si trova Anguillara Sabazia, un borgo lacustre molto suggestivo che sembra emergere direttamente dalle acque del lago, un luogo perfetto per godersi un po' di relax e tranquillità lontano dalla folla. Questi vicoli che finiscono sopra il lago sono una cosa fantastica, bellissima. La cosa figa di ste gite è che dopo che hai camminato un pochettino di tempo, un po' di chilometri, ti siedi su una panchina con dietro il castello, a destra c'è il lago e ti mangi un bel panino, in questo caso col prosciutto e scicoria fatta dalla fraschetta qua vicino. Buon appetito!